Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di iSir. Nell'episodio precedente vi ho introdotto come si pronuncia TH e H e in particolare ho specificato che l'H è un suono aspirato. Tuttavia, l'H non è l'unico suono che è aspirato in inglese. Prima di iniziare vi consiglio di iscrivervi al canale così che quando nuovi video saranno pubblicati voi sarete notificati e inoltre vi consiglio di andare a visitare il nostro sito www.borderlineitalia.com. Quali sono le altre consonanti di cui suono è aspirato? Si tratta della P, della T e della K. Questi suoni vengono aspirati in determinate circostanze. Quando, per esempio, queste lettere sono all'inizio di una parola. Facciamo degli esempi. La parola pat. Una pacca sulla spalla. Non è pat, ma pat. Il suono è aspirato. Come in top. Non è top, è top. Anche per la K, sì, un po' si aspira. Tipo, nella parola kill, non è kill, è kill. Non so se notate la piccola aspirazione che fate. Però, questa regola, per esempio, non viene seguita quando, per esempio, queste consonanti P, T e K si trovano alla fine di una parola o, diciamo, sono precedute dalla S. Tipo, se devo dire spit, non è spit. Non c'è aspirazione in questo caso. Oppure stop. Non è stop, è stop. Non c'è aspirazione, neanche in questo caso. Quindi vi suggerisco di abituarvi a pronunciare una bella H aspirata, ma anche di capire quali sono le parole di uso comune tutti i giorni in cui P, T e K hanno un suono aspirato. Detto ciò, io vi rinvio di nuovo a iscrivervi al canale e ci vediamo con il prossimo episodio di iSir. Ciao!